Allora, adesso per me è un'emozione, perché anch'io, come diceva Giovanna, dicevo Maria Rinolfi, PD. Maria Rinolfi, insomma, mi ci accosto, non mi ci accosto. E vi assicuro, amici, che ho iniziato questa battaglia, ho iniziato questa avventura insieme a una persona vera, speciale, semplice, battagliera, una persona veramente che io credo che non avevo ancora mai conosciuto, una persona speciale, una persona che sta dando l'anima, una persona che sta dando tutto, una persona che dobbiamo dire grazie tutti insieme, perché da qui e dal comitato difendiamo i nostri figli, è uscito il popolo, la famiglia, alzandoci in piedi, Mario, Gianfranco e Nicola Di Matteo, quello che sta adesso per la risata finita, scendiamo in campo con il popolo, la famiglia. Grazie Mario Rinolfi, grazie per tutto quello che fate, grazie per quello che fate, grazie per il nostro movimento, grazie Mario, per tutti noi, andiamo avanti, per il nostro leader, grazie Mario! Grazie davvero. Mi emoziona molto, ma io in realtà devo solo chiedere scusa oggi. La prima cosa, devo chiedere scusa perché ho scelto sta sala troppo piccola. Dicevo con Gianfranco, dicevo con Nicola, ma insomma, ma 300 posti a sedere saranno sufficienti perché quelli in piedi, il 30 dicembre, molti mugugnavano su questa data, ho detto vabbè, speriamo di riempirla. Poi stamattina è entrato per primo Alberto dalla Sardegna, che so come è arrivato primo qua, a farci le domande, insomma, e ha fatto la foto alla sala, no, che era vuota, ha detto non la riempiremo mai. Quindi vi ringrazio per questa straordinaria partecipazione, davvero mi arrivano una marea di messaggi che dicono è sorprendente, è incredibile quello che sta accadendo, che stanno seguendo le dirette Facebook, stanno guardandoci anche al di là del nostro confine. Fatemi fare un ringraziamento speciale anche a questo microfono qui, che è il microfono di Radio Radicale, li ringraziamo perché sono qui a celebrare le cose che abbiamo detto, pur sapendo che non siamo simpatizzanti, diciamo. Li ringraziamo per il loro lavoro. In più sono stato sommerso da mozioni, richieste di intervento, io ve lo dico subito, sono tutte assunte, c'è una mozione della Puglia molto interessante e molto dettagliata che verrà inserita nella commissione programma, c'è un'altra mozione, un'altra mozione del Circolo Calabresi, c'è Davide Gionco di Torino, non sono proprio formalmente, diciamo, tutte precise, però siccome ci sono Vittorio, Silvio Restelli, Gloria Gallarelli, Giovanni Mazzotta, Caforio, tantissimi che hanno presentato documentazione, vi dico che questa documentazione è preziosa, ha delle indicazioni programmatiche importanti ed è inserita nel lavoro che faranno la commissione liste, la commissione programma, per darci poi strumenti per fare questa campagna elettorale. Poi arrivano gli ordini, ed è giusto perché io faccio ormai il servo dei servitori, ed è Filippo per esempio, mi ha scritto una cosa importantissima, 2 mesi senza la minima polemica su internet con gli altri cattolici, facciamo emergere solo la nostra presenza. Anche perché io sono naturalmente polemico, insomma, quindi lo sapete, quindi fa bene Filippo a tenermi a parte. Per cui adesso magari mi sfogherò le ultime 2 cosette, cioè Filippo, sì, provo a dire un paio di cose che non è che ho sul groppone, però insomma Gianfranco è stato proprio chiaro, Filippo anche ha detto con la sua immagine della moviola, ma lo trovate incredibile che noi oggi dobbiamo leggere sui giornali che la Lorenzin ha fatto rinascere la Margherita e Cesa
porta dal centro-destra lo scudo crociato. Ma che siamo, davvero a 25 anni fa? Il popolo, la famiglia guarda al futuro ed è inevitabile che il nostro futuro sia una mamma, un papà e loro figli. Il nostro titolo che io saluto. Saluto sapendo con chiarezza. Lo voglio dire a tutti voi, perché le persone che sono qui sono al 90% i candidati nei nostri territori, no? Saremo candidati con il nostro nome, con il nostro cognome. Bene, sappiate che il nostro nome e il nostro cognome non conta nulla. Questa è una battaglia che si fa solo sul simbolo del popolo della famiglia. Nessuno da oggi è autorizzato a chiedere voti per il proprio nome. Si chiedono solo voti sul simbolo. Lo dico anche perché la legge elettorale impone questo. La legge elettorale, non farò un intervento dei miei, diciamo, particolarmente appassionanti, vi farò un po' di lezioni di technicalities, come si dice. La legge elettorale prevede che vi venga consegnata una scheda per la Camera e una scheda per il Senato. I nomi, quelli che emergeranno dalla commissione liste che dopo andremo a varare, sono prestampati, quindi nessuno deve votare un voto di preferenza. Le persone non contano nulla. Noi avremo il nostro risultato se convinceremo 1 milione di italiani a mettere la croce sul simbolo del popolo della famiglia. Questo è il nostro lavoro. Da oggi e per i prossimi 65 giorni 63 squadre su altrettanti collegi plurinominali in cui è diviso il territorio nazionale dovranno lavorare per la raccolta di 375 firme almeno per ognuno dei collegi della Camera dei Deputati, e altre 34 squadre faranno lo stesso lavoro per il Senato della Repubblica. Inoltre Gianfranco è subissato di email di persone che ci vogliono dare una mano anche dalla circoscrizione estero. Oggi vi leggeva gli amici dal Sudan, dagli Stati Uniti, dall'Asia, dall'Australia, da cui deriva anche un mio secondo passaporto, ed è davvero miracoloso, signore. È incredibile che noi abbiamo amici che ci seguono dalla Cina piuttosto che dal Sud America, dal Nord America, ed è un'impresa vera quella per un movimento come il nostro di riuscire a essere presenti anche nelle circoscrizioni estere. Quello che dobbiamo fare ora, amici cari, è la costruzione di un reticolato organizzativo. Deve essere chiaro a ciascuno che questo è il nostro lavoro. Il movimento politico, quando si presenta alle elezioni, deve unire alla capacità di elaborazione di idee la capacità di raccolta di consenso su quelle idee. Questo è il vostro lavoro. Noi dobbiamo fare questo. L'elaborazione di idee l'abbiamo compiuta, la compiremo ancora meglio con una commissione programma che delineerà le questioni programmatiche in maniera dettagliata, ma intanto noi le nostre idee le conosciamo. La relazione del segretario nazionale è stata puntuale da questo punto di vista. Noi siamo i figli della piazza del Family Day, noi che sono la rappresentanza politica della piazza del Family Day, è oggi unita con centinaia e centinaia di rappresentanti dei territori in questa Assemblea nazionale. Non c'è altro luogo della politica italiana che può legittimamente rivendicare un rapporto con quella piazza. Altrove ci sono i traditori di quella piazza. E dico agli amici che sono tentati dal voto, come ha detto bene Gianfranco, a Fratelli d'Italia, piuttosto che alla Lega. Questa legge elettorale, nel momento in cui doveste scegliere di votare la Lega o Fratelli d'Italia, comporta nel pacchetto
dare di nuovo il seggio in Parlamento a Maurizio Lupi, a Renato Schifani, a tutti i traditori del popolo femminile che erano con noi in piazza il 20 giorno. Buona fede, Giorgia Meloni, si dà il seggio a Flavio Tosi. Deve essere chiaro, non è uno, saranno decine e decine di traghettati da direttamente, in maniera incredibile dal mio punto di vista, dalla maggioranza che ha varato tutte le leggi più infami alla cosiddetta quarta gamba del centrodestra. Non sto neanche a definirla la quarta gamba del centrosinistra, con la Lorenzin, con Pier Ferdinando Casini, quei collaborazionisti che abbiamo imparato a disprezzare. Noi con nettezza chiediamo un voto a una posizione autonoma, non per un vezzo, ma semplicemente perché senza una forza consegnata a questa posizione autonoma, noi in questa legislatura avremo vissuto solo il primo tempo di un film dell'orrore. Il primo tempo si è declinato, e lo sapete bene, con l'approvazione della legge sul divorzio breve anno 2015, con l'approvazione della legge sulle unioni gay anno 2016, con l'approvazione della legge sul fine vita, cioè sulla morte, perché la traduzione dobbiamo essere bravi a farla, nel 2017. Questo è l'ultimo frutto, esito immediato di queste leggi sono l'impennata del 57% dei divorzi, in particolare sulle coppie più anziane, neanche lì hanno voluto tenere l'unità della famiglia, la fotografia dell'Istat scattata proprio l'altro ieri che ci dice che ormai si rinunciano a fare famiglie giovani e uno su tre si vuole mantenere single, creando come impatto inevitabile un abbattimento colossale del tasso di natalità, che significa semplicemente la fine del nostro paese, la fine della natalità, con 1 milione di italiani in meno in 3 anni è la fine del nostro paese. E allora mi convince davvero quando Fabio Toriero, con le sue sintesi sempre così indovinate, dice: prima l'Italia, prima la famiglia. Stiamo facendo tutti insieme un lavoro per evitare che il veleno rappresentato da queste variazioni dell'ordinamento giuridico, ricordatelo bene, le leggi, l'ha detto anche Nicola Di Matteo, fanno costume, se la legge entra, modifica radicalmente il costume dei comportamenti delle persone. Infatti, mentre prima non avevi l'idea che il 65enne si separasse dalla 62enne, col divorzio breve dagli dei badanti, perché è inevitabile che sia così. Se tu con la legge sulle unioni gay dai la reversibile all'unione tra due maschi, come io racconto spesso quando vado a presentare O capiamo o moriamo, è ovvio che poi ti ritrovi come maschio l'architetto ultra settantenne che si mette con l'amico batterista jazz cinquantenne senza neanche essere omosessuale. Perché? Perché lo dichiarano loro stessi, si passano la pensione di reversibilità, fanno semplicemente questo. Se continua questo andazzo, se si scopre questo meccanismo, io ho dovuto scrivere un editoriale sul quotidiano La Croce, fatemi salutare tutta la squadra del quotidiano La Croce. Io ho scritto su quel quotidiano un editoriale intitolato "Mollate le mogli, puntate ai suoceri". Perché è ovvio, no? C'è una borbottona vicino che ti rompe le scatole da decenni, quel bel anzianotto pronto al mogano, e tu io passo là dritto e becco pure l'assegnino. Tanto la divorzio breve ormai è gratis. Attenzione, se facciamo questo, che è una battuta e suscita ilarità, ma è evidentemente un'irrazionalità di sistema, quando tu metti un elemento irrazionale in un sistema giuridico, quello è un virus, eh?
quello si espande. Avete presente l'utilizzo dello strumento della pensione di invalidità nel nostro paese, che su alcuni territori è diventato una sorta di ammortizzatore sociale? Qual è l'esito quando tu usi in maniera impropria quello strumento? Che il vero invalido non ce la fa più, che le famiglie che hanno a collo addosso la disabilità di 3,8 milioni di italiani non ce la fanno più. E c'è il triste elemento di irrazionalità nel sistema. Allora noi abbiamo chiaro, spunta la mia mamma davanti, l'avete fatta apposta. Voglio la mamma deriva da parte. Papà, ha letto tante cose intorno a mio padre, vive di pensione di reversibilità. L'istituto della pensione di reversibilità è stata pensata per milioni di donne che si sono dedicate alla famiglia, ai figli per decenni e che a 72 anni, come mia madre, possono vivere solo in figli. Degli ordinamenti giuridici del mondo, se andate negli Stati Uniti, Gianfranco sta per andare per altre cose molto importanti, e chiedi, sbatti e dici, pensione di reversibilità, ma che è? Noi lo abbiamo perché il nostro popolo è composto, nonostante tutte le infamie contro la famiglia, ancora oggi da 29 milioni di cittadini regolarmente sposati, che allevano 15 milioni di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, che si fanno carico di 3,8 milioni di disabili, che quando un anziano è malato e non ce la fa più, ce lo portiamo a casa affinché muoia come mio padre tra le nostre braccia, nonna, affamato! Cultura umana ci fa essere così, non è derivante solo dalla radice religiosa, che evidentemente dal cristianesimo fa sì che se abbiamo accanto qualcuno più sfortunato di noi, il nostro istinto immediato sia la solidarietà. Questo è anche figlio di una cultura giuridica millenaria di cui dobbiamo andare orgogliosi. Siete a Roma e da Roma abbiamo illuminato il mondo con il diritto, con il diritto. E il diritto, e il diritto, nient'altro è che la difesa del più debole. Il diritto nasce per togliere alle grinfie della legge della giungla la gestione del rapporto tra persone, andando a tutelare il più debole. Senza diritto vince il più forte. Hanno costruito la debolezza strutturale della famiglia. Ora vogliono, attraverso gli strumenti giuridici, far sì che la famiglia venga definitivamente schiantata. La nostra presenza sulla scheda alle elezioni politiche è il no di un popolo. Questo è quello che stiamo facendo. Il no di un popolo. A questo disegno. Perché credo vi sia chiaro che tutto questo, con quegli ordinamenti giuridici che sono stati fatti avanzare nella 17ª legislatura, è un disegno, non è un episodio casuale. Quando io dico 2015, 2016, 2017, è un progresso. Ricordatevi la legge sull'omofobia che mosse per primo Gianfranco Amato, prima persona ad andare a difendere con le unghie e con i denti la ragione e la libertà di tutti. Ricordatevelo sempre, Gianfranco Amato. La libertà di tutti costituzionalmente garantita quando si è battuto sulla legge sull'omofobia 4 anni fa. Oggi venivamo qui, ci dicevamo fra noi da quanti anni siamo per strada,
vecchie di gnocchi ormai, eh? Partiamo a strada tutti questi anni. La Ponci mi ha guardato male, che non si dice la lascia, che non è mai in diretta su Radio Radica, lo capisco. Ogni tanto mesce con Gesù, un po' di metà, eh? Tutti questi anni però sapete cosa hanno avuto di bello, oltre alla fatica, perché la fatica c'è, il ringraziamento che diamo alle nostre mogli, che giusto l'ha fatto con chiarezza Gianfranco, fate fare anche un ringraziamento ai figli, perché non esserci a casa. Altri, ma è stata la costruzione poi casa per casa. Io quando vedo adesso queste facce, la cosa più bella che ho è che io posso dirvi nome e cognome di tutti, perché con ognuno di voi ho stretto la mano, ho parlato, ho avuto un confronto fisico, vero, ed è la ragione per cui specchiandoci gli uni negli occhi degli altri sappiamo che noi siamo sinceri. Questa è la ragione profonda, noi ci siamo misurati già tra noi sul territorio e abbiamo visto la forza e la sincerità nel nostro lavoro. Stamattina alle 8:15 ho cominciato la giornata facendo un'intervista radiofonica per l'Assemblea Nazionale, una radio padovana, ecco, c'è Danilo, c'è Venita Botti. Alla volta prima, con quella radio padovana, ho fatto un... no? Vero Antonio, esagerato da prima, no? Ho fatto... anzi, Antonio mi ha rimproverato, Danilo mi ha supportato. Ho urlato la qualunque contro questi conduttori, perché volevano convincermi che il biotestamento fosse qualcosa di buono per la società. E io ho cominciato a dare di matto veramente, urlando ogni improperio possibile. Però la notizia buona è che mi hanno richiamato. Oggi andatevi a sentire la registrazione, erano due agnellini che mangiavano dalle nostre mani. Qualche volta fare i cattivi ragazzi serve, ragazzi miei. Parliamo anche questo stile, perché noi siamo bravi, buoni, siamo benedicati. Siamo Alberto che si commuove, tutti noi abbiamo sempre quel singulto quando parliamo del bravo ragazzo. Adesso servono i soldati da battaglia, e la battaglia è un'altra cosa, non deve farci perdere l'umanità. Io mi affido sempre a Nicola, parlo di demateismo ormai, cioè la capacità di andare, lo dico sempre, con tre latte di benzina a fare la battaglia, perché ora servirà davvero questo, ora servirà essere non innamorati nel guardarci allo specchio tra noi. Questo è l'ultimo appuntamento che facciamo tra noi, qui ci vediamo, diciamo come siamo bravi, ci applaudiamo fra di noi. Noi adesso dobbiamo andare in mezzo ai lupi, e in mezzo ai lupi dovete sapere che se noi puntiamo al 3%, 97 non vi vogliono bene, eh? Dobbiamo forse convincere 3, ma per convincere 3 devi parlarne a 100, e 97 ti diranno le cose peggiori del mondo, e devi essere pronto a fronteggiarlo tutto questo. Ci vogliono spalle larghe per fronteggiare questa roba. Io mi sono un po' allenato in questi anni, diciamo. Però vedete, io oggi voglio darvi questa notizia. C'è una signora che non aveva niente da perdere, che poteva benissimo continuare a essere molto famosa, molto tradotta all'estero, molto stimata come medico, che oggi mi ha telefonato stamattina. Per un po' di giorni l'ho dovuta corteggiare, cioè mia moglie dice, ma con chi parli? Oggi posso darvi l'ufficialità, Silvana De Mari. Io adoro, in cui Silvana ha in mano un'accetta. Silvana è una donna che, nonostante il pubblico ministero del suo processo abbia chiesto l'archiviazione, credo sia l'unico caso nella storia giuridica d'Italia in cui il GUP ha voluto mandarla al processo comune. E allora per noi è un onore stare con chi si batte
e noi saremo soldati, fratelli e sorelle di chi è in battaglia a fianco a noi. Ci sono gli scudi davanti, gli scudi sopra, non si vedono le facce delle persone, si va avanti dritti. Si va avanti dritti a difendere i più deboli, perché non dobbiamo mai dimenticarci. Noi stiamo facendo tutto questo per il bambino che deve avere diritto a avere sua mamma e non può essere trattato come una transazione finanziaria derivante da un desiderio degli adulti. È umanamente inconcepibile. Il nostro punto di vista, la prossima legislatura repubblicana, state certi, sanerà le posizioni di politici che hanno già provveduto contra legem a comprarsi quelli che chiamano i loro figli, cioè strappandoli al diritto di questi bambini di avere una madre. Ora, se noi nel nostro punto di vista dovesse essere sconfitto, vedremo con ogni probabilità la legge che oggi chiamiamo di biotestamento, di fine vita, diventare una legge sull'eutanasia attiva. Ma sapete come lo faranno? Usando i nostri argomenti. Ci diranno: vedete com'è disumano uccidere per fame e per sete, è già pronto il meccanismo psicologico. Vi diranno: non si può fare questa azione disumana, sopprimiamo l'inorbento barbital, o vince il popolo e la famiglia e diventa l'elemento di architrave, di diga, e diciamolo chiaramente, di impedimento tecnico all'approvazione di queste leggi. Perché ricordatevi, tra le altre colpe, oltre a quelle già elencate dal nostro segretario nazionale, vi posso dire che centinaia di parlamentari di opposizione, adottando semplicemente metodi ostruzionistici, avrebbero potuto impedire l'approvazione di quella legge. E allora, caro Giordano, ora che i 20 parlamentari che dovessimo fare sono il 3% del popolo e la famiglia, qualora fossero in condizione di dover discutere su leggi di principio, non solo saranno tutti presenti, non solo saranno schierati con la vita e con la famiglia, ma faranno ostruzionismo contro ogni legge che sia di principio. È la loro capacità di essere in piedi davanti a un microfono per 15 ore, per 16 ore, per 18 ore, vincolando un'aula parlamentare alle loro posizioni. E quella è testimonianza. Alleniamoci, amici, perché la battaglia sarà durissima. Dopo il cosiddetto, come lo chiamano, unione gay, arriverà inevitabilmente l'istanza del matrimonio egualitario. Guardate che a voi sembra un dettaglio, ma aver sconfitto, perché è stata la vostra mobilitazione a sconfiggerli, l'idea di fare subito il riferimento all'articolo 29 della Costituzione, l'idea di fare subito il famoso articolo 5 con la stepchild adoption, vuol dire che la vostra lotta non è stata vana, è una lotta che ha prodotto vittoria, ed è una vittoria dovuta a voi, che il paese sta bene a voi. E 20 giorni fa una Corte Costituzionale ha messo nero su bianco che l'utero in affitto è inaccettabile perché degrada la persona a partire dalla donna. Quella sentenza l'avete scritta voi con la vostra battaglia in piazza in questi anni. Nell'articolo 5 della stepchild adoption qualcuno ha imparato persino a leggerselo. Questo è dovuto a voi, al fatto che gliel'avete spiegato anche ad alcuni parlamentari sedicenti pro-life che negavano, Nicola il testimone, seduti ai tavoli in cui si convocavano le riunioni, che quell'articolo implicasse l'approvazione de facto dell'utero in affitto. Lo avete fatto voi davvero. È una medaglia che già è al vostro petto, come vedo quello che porta il nostro simbolo a mo' di medaglia olimpica.
è già una vittoria di una battaglia che è complessa, ma che non è una battaglia isolata. Io questo voglio dirvi concludendo questo intervento e questa giornata. A me piace moltissimo il lavoro che fa Gianfranco, perché ha questa visione internazionale, e il suo articolo di Natale sulla presidenza Trump e sul messaggio di Natale di Trump, Gianfranco, è veramente un pezzo che va sottolineato. Vedete, il mondo vuole convincervi che questa battaglia sia già persa. Vi vogliono, noi abbiamo però il credovero dello sconfittismo cattolico, che in realtà è il meccanismo in cui i cattolici accettano per non doversi impegnare, l'idea che le robe siano già state approvate. Non è così, è in corso la battaglia ed è in corso ora. Questi 65 giorni saranno decisivi per vedere l'Italia dove si andrà a schierare. Si andrà a schierare con la Germania, con la Francia, con l'Inghilterra e con la Spagna? Ricordiamo sempre, Spagna e Francia, il matrimonio omosessuale passa con governi di centro-sinistra, ma Gran Bretagna e Germania passa con il voto determinante della centro-destra, perché quello che viviamo in Italia è quello che si vive nel mondo. Poi succede una cosa alle elezioni americane, che nell'ultimo dibattito televisivo Donald Trump si mette a parlare di vita, si parla di partial birth abortion, di aborto al 9° mese di gravidanza, col bambino con la testa schiacciata al 9° mese di gravidanza, e mette in mora Hillary Clinton su questo punto. E allora qualche migliaio di cattolici si spostano all'astensione verso il voto in alcuni stati determinanti, e Donald Trump miracolosamente vince elezioni che tutti davano per essere considerate. Noi partiamo da questo palco pensando 2017, Donald Trump non vietava il nostro dibattito pubblico. Io ero in America nell'estate del 2015, testimone Silvia che è là fuori, e arrivava la prima notizia di Trump che si candidava alle primarie del Partito Repubblicano Americano. Era dato dai sondaggi della CNN all'1% dei voti all'interno del Partito Repubblicano Americano. 2 anni dopo è il presidente degli Stati Uniti d'America. Lo capite che il Signore, se vuole, sa fare miracoli attraverso le lampadine fulminate, attraverso tutti noi, attraverso tutti noi. Quando sento dire Trump non è un modello di cristiano, certo che no, ma certo che no, non è neanche il mio modello politico, se devo essere chiarissimo, non mi ritrovo nel trumpismo, ma io guardo ai fenomeni nella loro complessità, ed è oggettivo che noi abbiamo in quella vittoria politica l'espressione di un miracolo, e volerlo degradare andando a contare i matrimoni di Trump è semplicemente stupido dal punto di vista di un cristiano, perché Dio ha voluto che primo degli apostoli, alla fine, fosse un assassino di cristiani, non ce lo dimentichiamo mai. E questa è una cosa che noi possiamo determinare in tutti. Io dico sempre che il Signore ci fulmini e ci incenerisca se ciò che stiamo facendo non serve al Paese. L'impressione è che ci incoraggi ogni volta. Io ho visto Giovanni Fiori, c'è Giovanni in sala da qualche parte, eccolo laggiù, l'ho visto andare per le strade di Ostia. I territori che avete visto nelle lettere vengono spaccate e non a chiacchiere. Andare a raccogliere un consenso che fa del popolo famiglia l'unico movimento credibile che cresce, a parte Casa Pound, in quel territorio. Scende il centrodestra, scende il centrosinistra, scende il Movimento 5 Stelle, l'astensione è clamorosamente maggioritaria, ma il popolo famiglia, nonostante l'abbattimento del numero dei voti, cresce sia come percentuale che come consensi assoluti. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo credibili. Siamo credibili nella nostra battaglia fatta a mani nude. Io vi chiedo di dare un impegno forte a questa battaglia, iscrivetevi al popolo della famiglia uscendo da qua, se aprendo il tesseramento 2018, perché il tesseramento serve a dare un minimo di risorse a una campagna che immaginate avrà costi sterminati e che cercheremo di affrontare come sempre col meccanismo del guardare alla provvidenza.
sostenete le nostre ragioni negli incontri in cui andate. Ricordatevi sempre che non c'è solo la dimensione degli Stati Uniti, il racconto del Cile non vi mette i brividi. Anche lì lo 0,5 che diventa il 6, che inchioda, che arriva l'8 e blocca i progetti contro la vita e contro la famiglia. Ma potremmo andare a guardare, io l'altro giorno ero in Friuli, ecco l'amico mio, Friuli Venezia Giulia, 11 iniziative abbiamo fatto in 3 giorni, vero? Piano. Accanto ci sono i fratelli sloveni, a cui hanno approvato la legge sul matrimonio omosessuale, sapete che hanno fatto? Si sono organizzati con i loro pastori, con i vescovi della conferenza episcopale slovena, hanno convocato un referendum e l'hanno vinto, hanno cancellato. E in Croazia hanno messo in Costituzione che il matrimonio è tra uomo e donna. E chi conosce la dimensione polacca, come non siete rimasti tutti ammirati davanti a 1,5 milioni di polacchi schierati al confine a pregare il Santo Rosario, e hanno voluto provare a dire che erano così patrioti polacchi. E noi sappiamo bene quanto i patrioti polacchi abbiano pagato con il loro sangue l'invasione totalitaria dei nazisti come dei comunisti, e la risposta alla fine è stata che un santo è nato da quella terra e ancora oggi si vive. E ancora oggi si vive. Quando era a Padova al caffè Petrocchi si è alzato in piedi delle testimoni, Rodarini, un ateo, che ha detto loro così: io sono ateo, completamente, non credo a niente, ma il vostro programma politico è l'unico programma razionale che può servire a far ripartire questo paese. Io da ateo voterò Popolo della Famiglia. Perché quello che volevo dirvi con questo intervento è: basta specchiarci, adesso è strada, adesso è incontro con tante persone che non andranno a messa, ci andranno qualche volta sì e no, hanno una fede labile, perché il mondo non è fatto da noi, noi siamo simili e quindi ci parliamo con un linguaggio che è noto, noi adesso invece dobbiamo tradurre il nostro linguaggio, farlo diventare percepibile a tutti coloro che incontreremo, e se non staremo per strada noi non otterremo i risultati. Il nostro vero limite oggi è che 9 italiani su 10 non conoscono il Popolo della Famiglia. Questa è una nostra responsabilità, mia per primo. Il mio lavoro da questo momento in poi e il lavoro di ognuno di voi sarà far sì che la ragione politica di un movimento autonomo, il simbolo di quel movimento e la motivazione per cui si vota per quel simbolo diventino patrimonio di tutti gli italiani. Poi scelgano, poi gli italiani scelgano, ma noi ora abbiamo il dovere di costruire questo meccanismo. Lo faranno in primis evidentemente le 63 squadre di candidati territoriali Camera, le 34 squadre di candidati territoriali Senato, così come le squadre che lavoreranno sull'estero. Lo farà secondo me con un lavoro fondamentale il gruppo di preghiera del Popolo della Famiglia. C'è Sabino Sabini che è nascosto da qualche parte per un'altra. Spero che spiriti umili, tutti questi strumenti, preghiera e azione, insieme renderanno praticabile il campo della nostra battaglia. Sceglieremo i candidati migliori, lo faremo partendo dalle vostre indicazioni territoriali, avremo una commissione che lavorerà a questo, non ci è arrivato, il Friuli ha portato le sue liste chiuse, fatte, perfette, sono i più bravi che hanno fatto per primi, anche il Veneto è molto vicino a questo traguardo, e ascoltando le persone qui presenti faremo e costruiremo le candidature ovunque. È importante però che portiamo insieme a noi questa carica che dalla giornata di oggi emerge, una carica che abbiamo
definito nella prima parola, stamattina mi sono svegliato molto presto, molto buio, come d'abitudine per la verità, e la prima cosa che mi è venuta a scrivere è stata proprio benvenuti fratelli, l'avete trovata sul mio profilo. Quando è arrivato Gianfranco, non ci eravamo parlati, ha iniziato dicendo esattamente questo. Da fratelli e sorelle ora serve una coesione assoluta, solo coesi, solo uniti, solo con grande determinazione e voglia raggiungeremo risultati che ci siamo prefissi. Non sono lontani, questo posso dirvelo, con ogni certezza, e tra qualche giorno pare che arriverà anche un sondaggio che lo evidenzia, questo livello di consenso che abbiamo, emergerà il fatto che un pezzo di strada è stato già compiuto, c'è da completare questo percorso, ma già oggi ne possiamo dire, e lo voglio dire esplicitamente in questo momento, che è nato un movimento politico destinato a vivere evidentemente anche dopo il 4 marzo 2018 o qualsiasi cosa. Valuterei come un flop se avessimo lo stesso risultato di Giuliano Ferrara o di altri amici, Marchi Allan, ma in ogni comune dove ci siamo presentati nessun comune ha fatto quel tipo di risultato, quindi in tutta evidenza noi siamo già dentro una forchetta che racconta che attorno a noi, attorno a voi, centinaia di dirigenti del popolo e della famiglia, c'è l'attesa speranzosa di centinaia di migliaia di persone. Ed è una responsabilità per noi. Centinaia di migliaia di persone già ora attendono quello che farà il popolo e la famiglia. Dobbiamo dilatare questo confine, dobbiamo arrivare a 1 milione di persone. Ma pensate cosa significa avere un movimento che già oggi ha 300.000, 400.000, 500.000 persone in attesa. Sapete chi sono? Li avete visti a San Giovanni, li avete visti al Circo Massimo. Noi siamo la continuità con quella storia, con un unico dettaglio preciso: noi non tradiremo mai, noi non abbiamo neanche il coraggio di non è necessario essere cattolici o credere o essere cristiani per stare nel popolo della famiglia, ma sappiamo bene che le persone che hanno dato più fatica a questo percorso, che siete voi più riuniti, alla fine sono persone che hanno uno sguardo rivolto verso il cielo. Mi è piaciuto molto Giuseppe, lui è Pienza, quando ha letto il messaggio di padre Giacobbe. Non dimentichiamoci mai che noi abbiamo consacrato al cuore immacolato di Maria il movimento del popolo della famiglia. Noi siamo sostenuti anche da molti sacerdoti che pagano di persona. C'è Don Antonino, mi dice già fuori Don Antonino. Sacerdote che mentre i polacchi pregavano faceva dire un rosario nella sua chiesa, a immagine e, diciamo così, somiglianza di quello che stava accadendo in Polonia, ovviamente attaccato da laici, laicisti, giornali, politici, ma l'uomo di chiesa fa così, ha questo come missione. Non si viene a chiesa, non rispetta la chiesa. Ma ne abbiamo visto incrociati così tanti, penso Don Damiano Cavallaro, Don Salvatore Vigliello, Don Francesco Villamona, Padre Maurizio Portagliate, anche Don Puscetto, i tantissimi che stanno pagando. Abbiamo persino i vescovi che ogni tanto vanno a abbracciare Gianfranco, uno addirittura presenterà un Capiamo Moriamo da 2 settimane con me. È cambiato qualcosa, diciamoci la verità. E un sacerdote, non cito chi da tutti questi, ha detto: alla fine il popolo, la famiglia è anche un'occasione di salvezza per la Chiesa. Wow. Dobbiamo cercare di essere consapevoli.
comunità non potete veniamo dritti nei principi che altrove vedo storti. L'altro giorno ho trovato sacerdote che diceva sono gay, quanto è bello essere gay, il vescovo che diceva in America per fortuna, che va bene così. Io continuo a essere convinto che ci siano delle cose che hanno un loro valore e che creare confusione, creare questa irrazionalità, creare questa idea di popolo sradicato serva solo a qualche potente della massoneria internazionale per dominare le menti e dominare le cose. Allora la vita è una battaglia di difesa della libertà. Alla fine la battaglia del popolo e famiglia è una battaglia di difesa della libertà di tutti, delle donne e degli uomini, dei bambini e degli ultimi, di quei bambini down sterminati in Islanda e in Danimarca con la selezione eugenetica di stampo nazista, perché è sconfortevole agli occhi vedere quella diversità. Noi siamo quelli che si sono alzati in piedi per dire mai più genocidi, anche di quello stampo lì, perché è inaccettabile che sulla sindrome da trisomia 21, sulla sindrome da trisomia 18, sulla spina bifida si costruisca un vero e proprio genocidio alla nascita delle persone. E questo trova solo il popolo della politica in piedi, a difesa della vita. In Basilicata, un amico che ho conosciuto a una presentazione di Occhiabiamo o Moriamo, che fatica a parlare, vive su una sedia a rotelle, ma è uno psicologo finissimo, una persona lucidissima dal punto di vista. E allora noi non facciamo chiacchiere, lo candidiamo capolista al Senato del Collegio.